Ciao e benvenuti ad un nuovo video. Poiché i video come questo sono molto popolari, ci siamo impegnati di nuovo a setacciare internet per dei momenti incredibili che devi vedere per credere. Quindi resta sintonizzato. Facci sapere nei commenti se conoscete altri video che dovremmo aggiungere a una lista. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 10. Quando si tratta di lavoro, i cinesi si assicurano sempre di esibirsi al meglio delle proprie capacità con velocità e un'incredibile precisione. In questo video vediamo una donna della città di Weifang nello Shandong, in Cina, che è stata filmata mentre contava il denaro ad una velocità estrema. Il filmato sarebbe stato girato durante un concorso indetto dalla società in cui lavora. Lo scopo del concorso è scoprire quale dei cassieri riesce a contare i soldi più velocemente. La donna nel video ha sicuramente buone possibilità di vincere. Si dice che abbia usato un metodo di conteggio a 5 dita, usando tutte le dita per contare. Anche le 100 lavoratrici di una compagnia di autobus di Zhengzhou sembrano essere brave a gestire il denaro. Possono contare 100 banconote in appena 1 minuto e 40 secondi, con una tolleranza d'errore inferiore allo 0,005%. Numero 9. Da qualche parte in Messico c'è un'isola artificiale galleggiante di cui non crederesti di cosa è fatta. Ecco Richard Sowa, un artista britannico che ha trovato un modo interessante per riciclare le bottiglie di plastica e costruirne un'isola. Uno dei maggiori problemi dei rifiuti sul nostro pianeta sono proprio le bottiglie e impiegano molto tempo a decomporsi, circa 400 anni. Con queste caratteristiche, Richard pensava che tali bottiglie di plastica potessero essere un buon materiale da costruzione. Riempì le bottiglie di plastica e le mise in sacchetti a rete. Ha usato questo modo improvvisato per sostenere una struttura di legno sotto del compensato e bambù, coprendo la superficie poi di sabbia. Piantò sul fondo delle mangrovie che servivano da collante perfetto per la struttura, ed ecco il suo paradiso di plastica lungo 28 metri e largo 25, costituito da una casa con 3 camere da letto, completa di elementi come pannelli solari, wifi e servizi igienici. Numero 8. La maggior parte dei fotografi svolge il proprio lavoro nella comodità di uno studio, ma altri rischiano la vita per catturare il momento giusto, anche se questo significa sedersi su un aereo da trasporto militare con la porta aperta. Ahmed Harer è uno di questi fotografi, che ha fotografato aerei da combattimento durante le prove dello spettacolo aereo per la 90esima giornata nazionale dell'Arabia Saudita, celebrata ogni anno il 23 settembre. Si commemora la ridenominazione del paese dal regno di Najd e jazz. Di solito è celebrato con balli popolari, canti e feste, ma per la celebrazione del 90esimo anno, all'evento è stata aggiunta una performance con un jet da combattimento. Grazie al giornalista saudita Enad Al-Otaibi, che ha catturato Ahmed in azione mentre fotografava i quattro caccia, il lato avventuroso della fotografia è stato mostrato al mondo. Ahmed è stato fortunatamente legato con imbracatura, quindi è stato completamente al sicuro durante il servizio fotografico, ma devi comunque essere molto coraggioso per questo, non credi? Numero 7. Era una normale giornata per i golfisti del Buffalo Creek Golf Club di Palmetto, in Florida, finché all'improvviso è stato avvistato un alligatore lungo 4,6 metri. Questo filmato proviene dal golfista Charlie Helms nel 2016 ed è diventato immediatamente virale sui social media. L'alligatore, che in seguito fu chiamato Chubbs, era così gigantesco da sembrare un po' un dinosauro. Il proprietario del club ha detto che da quando il video di Chubbs è diventato virale, sempre più giocatori di golf hanno visitato il campo solo per intravedere il famoso alligatore gigante. Ha aggiunto che l'alligatore vagava per la zona da 25 anni, ma questa era la prima volta che veniva filmato. Chubbs non sembra infastidito a Buffalo Creek, quindi le persone continuano a lasciarlo in pace. Dopotutto gli alligatori si trovano in tutta la Florida, ma la taglia gigante di questo animale è ovviamente piuttosto rara. Numero 6.
Una delle cose più divertenti da catturare davanti alle telecamere sono le reazioni delle persone. Questo video dello youtuber di nome Nixar ha già oltre 12 milioni di visualizzazioni a causa di uno scherzo in cui ha usato un costume di The Nun. È il personaggio del film horror thriller americano dell'anno 2018. Inoltre, compare anche nel film The Conjuring 2 del 2016. Quindi lo youtuber è sceso in strada vestito in completo per spaventare le persone, ma solo per divertimento. E se non ti piacciono i film horror, ovviamente puoi presumere che le persone iniziarono ad urlare quando all'improvviso lo vedono nella vita reale. Nick c'è riuscito a fare scherzi alle persone, perché nessuno si aspettava che Balak vagasse per la città quel giorno. Numero 5. Questi enormi leoni marini sono chiamati Steller, e se c'è una caratteristica che dovremmo sapere su di loro è che sono molto coraggiosi. Questo potrebbe anche essere il motivo per cui nulla ha impedito loro di salire su una barca senza pilota. La barca sembra faticare a sostenere il peso di questi leoni marini. È incredibile come non affondi, perché ognuno di loro può pesare anche fino a 400 kg. Qualche istante dopo, un altro leone marino esce dall'acqua per salire sulla barca. Il filmato è stato catturato da un ex giocatore di football di nome Joshua Phillips, che stava facendo shopping nelle vicinanze. Sicuramente questo deve essere stato una grande sorpresa, perché di solito questi animali si vedono vicino ad acque più fredde, come ad esempio l'Antartide, ma a volte si fanno vedere in altri posti, perché attraversano gli oceani e si perdono. Numero 4. A prima vista, il prato sembrava abbastanza normale, con solo una piccola pozza d'acqua sul lato. Ma non è così, perché quando un uomo l'ha calpestata, ecco che improvvisamente si è mossa. Questo fenomeno potrebbe verificarsi in diversi luoghi, inclusi i campi da golf e i cortili. Quello che sembra una bolla d'erba e si muove con un letto d'acqua è in realtà chiamata una bolla di prato. Questi si verificano quando l'acqua si accumula sotto la superficie dell'erba. E di solito accade quando i teli di plastica vengono utilizzati come substrato su cui l'erba può crescere. L'acqua che si forma tra la lamina e l'erba provoca un effetto ondeggiante, a volte causato dal flusso d'acqua delle forti piogge. Fortunatamente, queste bolle d'erba possono essere forate con attrezzi da giardinaggio per consentire all'acqua intrappolata di defluire. Numero 3. Questo robot è un dipendente del ristorante Beast and Butterflies dell'M Social Hotel di Singapore e può sicuramente battere alcuni di noi quando si tratta di fare omelette. Ecco Aousha, il primo prototipo di robot per chef con servizio automatizzato in grado di preparare da solo tutti i piatti a base di uova per gli ospiti dell'hotel. Tutto quello che devono fare è posizionare un piatto vuoto sulla sua postazione di lavoro. Aousha poi parte subito e in soli 3 minuti il piatto viene servito perfettamente agli ospiti. Poiché Aousha è ancora un prototipo, per ora può servire solamente uova, ma alla fine i creatori vorranno insegnare al robot altri piatti e chissà, forse un giorno imparerà a preparare la bistecca perfetta. Aousha lavora in hotel con sua sorella Aura, che gestisce gli ascensori e fornisce servizi nelle camere degli ospiti. Vi sembra davvero un'esperienza divertente visitare un hotel del genere? Vorresti provarlo? Facci sapere nei commenti. Numero 2. Il pilota di questo elicottero era apparentemente così disperato di spegnere un incendio che decise di rubare l'acqua da una piscina vicina. Il filmato è stato girato da João Guimarães. In una delle case vicine era scoppiato un incendio, quindi l'elicottero è venuto in soccorso. João ha filmato gran parte della scena e ha persino avuto la possibilità di parlare con il pilota. Secondo lui, in Portogallo è consentito recuperare l'acqua dalle piscine come ultima risorsa in caso di incendio, anche se il proprietario potrebbe sporgere denuncia per poter ottenere il risarcimento del danno oppure dell'acqua persa. Poiché si trovava già nelle vicinanze, decise di rubare dell'acqua dalla piscina e fortunatamente l'incendio fu estinto con successo. Numero 1. Probabilmente hai provato a lanciare un sasso piatto attraverso l'acqua e vedere fino a che punto arriva solamente per divertimento. Ma lo sapevi che ci sono competizioni che lo rendono un vero e proprio sport? Il titolo per il più lontano lancio di pietra appartiene a Dougie Isaac, scozzese, che aveva percorso una distanza di 121,8 metri.
Dagi è stato persino premiato con un Guinness dei primati per i suoi sforzi e ha battuto i propri record 8 volte. Comporta anche il conteggio di quante volte la pietra può toccare la superficie dell'acqua. Ogni anno si tiene un campionato mondiale sull'isola di Easdale a largo della costa occidentale della Scozia. Dagi ha imparato questa abilità da suo nonno quando aveva solamente 5 anni. Ha vinto per la prima volta nel 2005, poi nel 2007, 2010 e 2011 e anche dal 2013 al 2016. Ha perso contro il giapponese Keisuke Hashimoto nel 2017, ma il suo record mondiale non è ancora stato battuto. Quali video dovremmo aggiungere alla lista? Facci sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.